Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Se questa è la prima volta che guardi un mio video, ciao, io mi chiamo Emma e questo è il mio canale. Oggi faremo una fantastica cheesecake. Perfetto, non doveva cadere, è caduto in questo momento, perfetto. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Se questa è la prima volta che guardi un mio video, ciao, io mi chiamo Emma e questo è il mio canale. Oggi faremo una fantastica cheesecake. Prepareremo infatti una fantastica cheesecake alle mandorle e cocco. È molto rinfrescante questa cheesecake, a me piace tantissimo. Mi piace soprattutto prepararla in inverno, so che adesso è estate, ma mi piace soprattutto prepararla in inverno perché nei negozi si trovano i Raffaello, quei fantastici dolcetti al cocco con cui di solito decoro la torta. In estate non sono fuori produzione perché fa troppo caldo e si scioglierebbero, però in inverno li trovate. Se vi va di prepararla senza i Raffaello è buonissima lo stesso, se guardate questo video in inverno comprate i Raffaello che sono top. Comunque vi lascio gli ingredienti e ci vediamo dopo, ciao! Per questa ricetta ci occorrono 520 g di biscotti secchi, 300 g di burro per la base. Invece per la crema ci occorreranno 400 g di cioccolato bianco. Io solitamente non metto la dose di zucchero che ci vorrebbe, che sarebbero 400 g di zucchero. Io aggiungerò 3 cucchiai di zucchero. Poi ci occorrono 20 g di gelatina in fogli o colla di pesce, 500 g di panna fresca, mezzo chilo di ricotta o mascarpone o Philadelphia, 140 g di cocco rapé, 120 g di mandorle sgrusciate e io le triterò un pochino. Per la decorazione usiamo qualche mandorla intera. Vediamo subito il procedimento. Per prima cosa, come ogni cheesecake, mettiamo in ammollo in acqua fredda la gelatina in fogli. Mi raccomando che l'acqua sia fredda perché sennò roviniamo la colla di pesce. Io ho ridotto in briciole i biscotti. Potete farlo semplicemente mettendoli dentro un sacchetto per il gelo e li rompete col mattarello, o se no, se avete un frullatore, li mettete dentro il frullatore. Ho fatto anche sciogliere il burro e adesso li uniamo e mischiamo bene. Una volta che sono ben amalgamati, prendiamo una teglia di questa useggetta o se no una tortiera cerniera e facciamo il fondo. E lo riponiamo in frigo per almeno mezz'ora. Ora montiamo la panna con 3 cucchiai di zucchero. Ora che la panna è ben montata, aggiungiamo la ricotta e mescoliamo dall'alto verso il basso, cercando di non far smontare la panna. Come ho detto prima, se non vi piace la ricotta potete aggiungergli il Philadelphia oppure il mascarpone, potete fare anche metà mascarpone, metà yogurt greco o metà ricotta e metà yogurt greco, cioè un po' come vi piace di più a voi. Ora che è ben amalgamato aggiungiamo anche il cocco rapé e ora facciamo sciogliere il cioccolato bianco. Facciamo sciogliere il cioccolato bianco a fiamma molto molto bassa. Ora che il cioccolato è ben sciolto io ci aggiungo anche la colla di pesce ben strizzata, mi raccomando, e la facciamo sciogliere.
aggiungiamo anche le mandorle briciolate. Se non avete un frullatore, potete comprare anche quelle a lamelle, le vendono già fatte. A me oggi il frullatore ha deciso di abbandonarmi, quindi ho fatto come per i biscotti. Ora che tutti gli ingredienti sono amalgamati, riprendiamo la nostra tortiera e mettiamo l'impasto dentro la base e facciamo riposare in frigo per almeno 3 ore o, se avete tempo, una notte. Una volta lasciata raffreddare, la torta si presenta così. Io l'ho decorata con le mandorle, molto semplicemente, però se trovate il Raffaello, quei dolcetti al cocco, potete metterli sopra e vi garantisco che la ricetta verrà molto meglio. Come avete visto, preparare questa ricetta è davvero semplicissimo. Come avete visto, preparare questa ricetta è davvero semplicissima. Male che ce l'ho già pronto, è la ricetta del cheesecake, sennò stavo 100 anni qui a preparare. Come avete visto, preparare questa cheesecake è semplicissima. Bastano pochi ingredienti, sembrano tanti, ma alla fine sono cose che si reperiscono molto facilmente. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se è così, lasciatemi tanti pollicini in su e condividete il video. Vi ricordo inoltre di seguirmi sulla mia pagina Facebook Pasticciando in Cucina e sul mio gruppo. Vi lascio tutto sotto nel box informazioni e vi consiglio di seguirmi anche sul blog e su Instagram. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video e ciao! Puzzetta, vieni qua, puzzetta. Puzzetta, puzzetta, puzzetta. Puzzetta, bisogna prenderla così, puzzetta. Vedete questa micia, micia, bella, bella. Gli ho già dato un bacio. Oh, mamma, mi ha fatto diventare rossa.